Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui vi parlerò di notazione scientifica. La notazione scientifica è un modo per scrivere dati, per scrivere numeri, in cui sostanzialmente si esprime il dato stesso come il prodotto di due fattori. Il primo, un numero compreso tra 1 e 9, seguito eventualmente da una virgola e da altri numeri, e una potenza poi del 10. Tanto per intenderci, per fare un esempio, il primo numero, 0, che poi è un dato, seguito dall'unità di misura metri, è 0,000410 metri. Espresso in notazione scientifica, risulterebbe avere questo tipo di forma, 4,10. Il 4 è un numero compreso tra 1 e 9, quindi tutti gli zeri che ci sono davanti, come se venissero eliminati. Il tutto viene moltiplicato per una potenza del 10, naturalmente quella opportuna, 10 alla meno 4 metri. Il precedente dato è stato così espresso in notazione scientifica. Quindi 4,10 per 10 alla meno 4 metri è il nostro dato espresso con questa notazione. Potremmo eseguire la medesima cosa sugli altri dati. Questo prenderebbe la forma di 5,70 per 10 alla meno 6 metri, quest'altro ancora 4,30 per 10 alla meno 3 metri. Anche numeri molto grandi possono essere naturalmente espressi in notazione scientifica. In questo caso saranno del tipo 1, qualche cosa. 1,073540 per la potenza del 10, 10 alla sesta in questo caso. Penultimo caso, 1,037 54 20 per 10 alla settima metri e l'ultimo caso ancora 1,04385425 80 per 10 alla decima metri. Ecco fatto, tutti i precedenti dati sono stati così espressi in notazione scientifica, in cui si vede che c'è un numero compreso tra 1 e 9, in questo caso il 4, virgola, tutto quello che segue, moltiplicato poi per la potenza del 10 opportuna. Che vantaggi ha esprimere un numero, un dato in notazione scientifica? Essenzialmente due. Il primo vantaggio è quello che permette rapidamente di confrontare i dati e rendersi conto di quale sia più grande, quale più piccolo e anche più o meno di quante volte uno è più grande o più piccolo. Facciamo il seguente caso. Osservando questi dati espressi non in notazione scientifica, è molto complicato dire quale sia più grande, quale sia più piccolo e di quante volte uno è più grande o uno più piccolo. Mentre in notazione scientifica, quello che poi andremo a paragonare sono esclusivamente le potenze del 10 e le potenze del 10 prendono anche il nome di ordine di grandezza. Questo, ad esempio, 10 alla sesta, l'ordine di grandezza è quello del milione. 10 alla sesta, infatti, è il milione. Questo, ad esempio, è il millesimo, 10 alla meno 3. Paragonando quindi gli ordini di grandezza, vediamo che questo è un 10 alla meno 4, lasciando stare, per così dire, il primo fattore. 10 alla meno 4, 10 alla meno 6, 10 alla meno 3. Tra il primo e il secondo c'è una differenza di 10, questo è circa il dato, è circa 10 volte più piccolo di quest'ultimo. Il secondo è circa 100 volte più piccolo del primo, perché c'è una differenza di 100 di ordine di grandezza. Potremmo però andare avanti con i paragoni. Tra ad esempio questo e questo, i due dati sono circa differenti di un 10 alla nona, ovvero circa
c'è un miliardo di differenza. Questo è circa 1 miliardo di volte più grande di questo, 10 alla nona. Tra questi due, velocemente si vede che questo è circa, perché il primo fattore non è proprio identico al primo, ma circa 10 volte più grande di questo. Questo è circa 10.000 volte più grande di questo, perché la differenza è di un 10 alla quarta. Quindi, questo è un ordine di grandezza 10 alla sesta, 10 alla decima. E c'è una differenza di 10 alla quarta. Tra questi, più o meno, c'è una differenza di 1.000. Questo è circa 1.000 volte più grande di questo, perché la differenza è su un 10 alla terza. Quindi, appunto, riassumendo, il primo vantaggio nell'esprimere in notazione scientifica un dato è quello di poter poi confrontare rapidamente i dati stessi e vedere chi è più grande di quante volte o chi è più piccolo di quante volte. Il secondo vantaggio nell'esprimere un dato in notazione scientifica è che quando appaiono degli zeri, o comunque tutte le cifre sono significative. Quindi in questo caso lo zero è significativo anche in questo, anche in questo, anche in questo, anche in questo. Un dato invece espresso in questo modo, quando non ci sono delle virgole, non sapremmo se questo zero è significativo. Ce lo dovrebbe dire qualcuno, nel senso che dipende dalla sensibilità dello strumento con cui è stato misurato. Mentre espresso in notazione scientifica lo diventa in automatico significativo. Quindi ripeto, una volta che un dato è stato espresso in notazione scientifica, tutte le cifre, tutti anche gli zeri compresi del primo fattore sono significativi. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima.